Controguerra, le origini, la storia e le tradizioni, 684 pagine scritte da questo giovane storico, e praticamente è un manuale. Di Natale, come le è venuta, lei lo ha già detto durante la conferenza, come è venuta questa idea? Perché è un impegno notevole, lei è di Controguerra, ma si è impegnato notevolmente per fare questo. Grazie, io mi occupo di ricerca storica, in particolare di storia del diritto. Mi sono appassionato alla storia del mio paese, in realtà ascoltando i tanti ricordi degli anziani, ricordi che vogliono condividere con i giovani controguerresi. E siccome sono sempre stato un ragazzo curioso, a un certo punto ho deciso di cominciare a raccogliere tutte queste testimonianze che mi offrivano i tanti anziani del paese e fissarle su carta, ma senza l'idea precisa di scrivere un libro. Poi, grazie al sindaco, l'ingegner Franco Carletta, che mi ha chiesto una ricerca sull'origine del nome Controguerra, il nome è così bello come ama dire il sindaco, ho cominciato a ragionare a un progetto forse più ambizioso, in cui in un certo senso finissero per essere raccolte tutte quelle che sono le storie del nostro paese, e quindi ho dovuto integrare testimonianze orali con la visita in tanti archivi, biblioteche. La guerra di questi tempi, con la guerra che purtroppo abbiamo vicino a noi, sembra un nome pacifista ed è bene che lo sia, però l'origine del nome Controguerra è ben altro. L'origine del nome Controguerra, io colloco, questa è la teoria che presento nel libro, una origine longobarda, forse una battaglia che qui si svolse quando arrivarono i Longobardi e trovarono l'Italia che ormai era ridotta a un deserto con una debolissima resistenza bizantina. Ciò ce lo suggeriscono le parole che compongono il nome, contro, che fino al 600 era contra, probabilmente contrazione di contrada, contrata, contrada, e guerra, che invece è una parola di origine germanica, longobarda, e che ricorda la mischia, la zuffa, il metodo di combattimento tipico delle popolazioni germaniche in contrapposizione con il bellum ordinato dei romani. Quindi guerra, controguerra, un'origine legata forse ad un grave conflitto che devastò l'abitato, che devastò la vallata di Bratiana, che oggi però certo può essere assunto anche ad un vero e proprio messaggio di pace.